Buonasera, benvenuti cari telespettatori a questo spazio di approfondimento che, come di consuetudine, dopo il telegiornale noi affrontiamo, anche spesso e volentieri in questo periodo a tema politico. Come quello di questa sera, ospitiamo il sindaco di Di Fano, Massimo Seri, nonché candidato anche alla prossima tornata amministrativa, ha ripresentato la sua candidatura e quindi noi lo ospitiamo qui, come altri ospiti di questa compagine elettorale. Eh, sindaco, allora. Come sono stati questi cinque anni di amministrazione, di, di, insomma, di gestione della, della città? Cinque anni intensi immagino? Beh direi proprio sì, intensi e in salita, eh, però ho capito una cosa, fare il sindaco non ci si improvvisa, bisogna avere competenza e determinazione. E oggi ne sono ancora più consapevole dopo cinque anni, eh, dopo aver affrontato tante, tante situazioni e molte cose, molti obiettivi raggiunti se non ci fosse stata una competenza e una determinazione di chi guidava questa amministrazione non sarebbero arrivati e soprattutto avere una visione della, della città. Eh, le cose fatte in questi anni sono state tante, oggi mi sento di dire anche con orgoglio e soddisfazione che abbiamo raggiunto tantissimi obiettivi che forse all'inizio neanche immaginavamo. Eh, sono stati cinque anni in cui abbiamo... Eh, ragionato su più aspetti. All'inizio è stato quello di affrontare le emergenze, la città aveva bisogno di una manutenzione straordinaria se pensiamo a com'era la situazione cinque anni fa, perché troppo spesso noi guardiamo giustamente i problemi che abbiamo di fronte e che dobbiamo affrontare. E io spesso invito a, fare, a fermarsi un attimo e dire pensiamo com'era Fano cinque anni fa e com'è Fano oggi. Cinque anni fa Fano aveva delle strade in situazioni disastrose. C'erano emergenze che erano lì ferme da tantissimi anni e una necessità di uno sviluppo e di una crescita. Quindi in questi anni abbiamo lavorato prima sulla manutenzione straordinaria della città. Tanto per fare un esempio, oltre 100 km di strade eh, asfaltate, abbiamo dato risposte a quelle che erano emergenze dell'erosione, a quelle che erano emergenze del patrimonio che andava ristrutturato per razionalizzare la spesa. C'erano esigenze che guardavano eh, le fasce più deboli. In un momento in cui c'erano tagli, noi abbiamo fatto anche scelte guardando le persone che rischiavano di rimanere un passo indietro. Poi abbiamo guardato ai grandi progetti per rilanciare Fano, eh, grandi opere che non si erano viste tutte insieme mai nella nostra, nella nostra città. E l'altro elemento su cui abbiamo lavorato è stato quello di riportare Fano al centro dell'attenzione, a risvolgere quel ruolo che le e le spetta come terza città delle Marche, è tornata ad essere nei tavoli in cui si decide e i risultati sono arrivati anche per questo. Le do un dato su tutto. E in cinque anni a Fano sono stati investiti 142 milioni. Ripeto, 142 milioni. È una cifra esagerata per una città di 60.000 abitanti che fa invidia a tanti colleghi di città di queste dimensioni e anche più grandi. Ecco. Penso proprio che questo sia uno degli elementi più caratterizzanti di questi cinque anni. Ecco, ci sono eh, state nel corso di questi cinque anni tante situazioni che siete riusciti a, a sbloccare attraverso un'opera sia personale ma anche eh, attraverso l'apparato comunale. Quali sono state le leve sulle quali avete agito per sbloccare queste situazioni che da tempo erano, erano ferme? Beh, intanto la determinazione l'aver seguito anche in prima persona tutta una serie di vicende, ricordo alcune questioni ferme, il porto, il porto quante proteste, quante iniziative per richiamare l'attenzione sulle problematiche del porto, bene, lì abbiamo sbloccato tutto l'iter amministrativo che oggi consentono investimenti e sviluppi da parte della piccola pesca e per quello che riguarda la canteristica che porteranno anche nuovi posti di lavoro. Penso al dragaggio. Io ricordo delle immagini dove eh, la Comar Pesca, le rappresentanze della pesca cittadina, avevano fatto dei manifesti dove, al posto dell'acqua, avevano messo il deserto proprio per richiamare e provocare eh, le nostre coscienze. Bene, noi in tre anni abbiamo eseguito oltre 60.000 metri cubi di dragaggio eh, del, dei fanghi presenti nel nostro porto. Abbiamo dragato anche nelle darsene dove non, eh, questo non era mai stato fatto. Penso alla darsena dove erano ospitati, sono ospitate, le mongolaie. E oggi abbiamo anche, con soddisfazione dopo questi interventi, abbiamo la possibilità di rivedere tornare nuove imbarcazioni, nuovi pescherici. Quindi anche su questo è stata una risposta molto importante fatta anche con competenza. Penso all'erosione delle nostre spiagge, immaginate Fanotu ha dato tanti di quei servizi dove c'è la gente arrabbiata, le case allagate. Bene, lì abbiamo fatto degli interventi straordinari che hanno messo in sicurezza le abitazioni, le zone abitate, ma anche eh, hanno supportato una risposta alle problematiche degli operatori, che non sono finite, ovviamente, ma nell'arco di un anno eseguiremo anche le ultime Scogliere. Ma a queste se ne sono aggiunte altre risorse, per altre parti di interventi per quello che riguarda l'erosione nel sud della della città. Mi viene in mente la piscina. Da quanti anni si parlava nella nostra città di una nuova piscina? Bene, oggi non è più un sogno, non è più una fantasia, non è più una promessa. Ma c'è il cantiere aperto, ci sono le ruspe che stanno lavorando e la piscina sta, sta crescendo, sta, si sta realizzando. Come potrei dire, per quello che riguarda le strutture scolastiche, le nuove scuole come quelle di Carrare e Cucurano. Cioè. Insomma. La caserma di vigili del fuoco, anche su questo erano anni che se ne parlava e devo dire qui eh, con determinazione anche in questo caso, grazie al rapporto svolto anche con eh, il governo, siamo riusciti a farcela finanziare e a brevissimo sarà appaltata perché ora è al provettorato delle opere pubbliche per la vidimazione finale e quindi siamo veramente... Eh, al traguardo. Questo per fare alcuni esempi, ma potrei fare un elenco lunghissimo, eh, proprio dimostrazione dello sforzo che è stato fatto in questi, in questi anni. Beh, immagino mi consenta anche la domanda personale, dal punto di vista emotivo e, e di carica personale, penso che ci abbia messo abbastanza del suo in questi cinque anni. Sì, eh, ho dimostrato eh, che. Per fare le cose ci vuole esperienza, ci vuole abnegazione, impegno e eh, come dicevo prima non ci si può improvvisare perché altrimenti le cose non arrivano e questo lo vediamo in tanti casi in Italia, anche in città importanti, persone che dichiaravano oggi le cose cambieranno ma ho visto molta improvvisazione, non si può prendere la persona qualunque che non ha mai fatto un'esperienza vera amministrativa e guidare una città come, come Fano perché poi ci sono situazioni le più disperate dove ci vuole... Determinazione, come dicevo, carattere, ma soprattutto esperienza. E questi cinque anni per me sono stati anche un, un momento di ulteriore crescita che io metto a disposizione della, della città, partendo dal vissuto, dall'esperienza, che diventa un ponte per raggiungere obiettivi per i prossimi cinque anni. Se in questo quinquennio, in questo mandato, abbiamo ottenuto risultati importanti, sicuramente anche con l'aggiunta che diventa un valore aggiunto dell'esperienza. Eh, vissuta per, eh, per il prossimo mandato. Se qualcuno mi chiede dove ti sei sentito più bravo, beh, eh, la mia risposta non ha dubbi nella capacità di trovare risorse aggiuntive per la nostra città. Prima facevo riferimento a 142 milioni, ma questo è qualcosa di straordinario e non sono risorse del bilancio del comune di Fano. Questo lo voglio sottolineare. Quindi, sotto certi aspetti, dico i cittadini fanesi... Rispetto ad altri cittadini di altre città sono stati più fortunati perché abbiamo utilizzato risorse anche di altri. 142 milioni non è che arrivano dal, dal bilancio, che sappiamo che è un bilancio importante, ma non può dare risposte di questo tipo. Noi in questi anni siamo riusciti a prendere risorse europee. Pensate, siamo passati da 0 a 7 milioni di risorse europee, dove abbiamo presentato progetti e questi sono stati finanziati. Abbiamo preso quasi 3 milioni per riqualificare il Sant'Arcangelo, mezzo milione per la vasca di prima pioggia del, dell'Arzilla, tutta una serie di altri progetti e a questi se ne aggiungeranno degli altri perché diversi eh, sono in fase di esame. Abbiamo preso tante risorse dalla Regione, non si era mai visto tante risorse in questi termini, sia per le opere, per le infrastrutture, ma anche per tutte quelle attività che io definisco immateriali, dagli eventi, dalle politiche sociali, dal Governo. Ma non ci siamo fermati lì, Abbiamo, siamo stati capaci di prendere risorse dal CONI, siamo stati capaci di prendere risorse dal eh, ferrovia dello Stato e l'insieme di queste cose hanno portato tutte queste risorse e quando dico 142 milioni non sono fantasie, sono opere già realizzate, sono in cantiere o sono già state appaltate entro il 31-12. 2018, quindi parliamo di concretezza e realtà. E a queste se ne aggiungeranno delle altre. Per questo io mi ripropongo, perché sono convinto di poter portare tanto ulteriori obiettivi e risultati alla nostra città. Ecco, un altro momento della, di questa amministrazione in cui sicuramente eh, insomma, la macchina comunale, lo staff, lei e tutti i suoi collaboratori sono stati messi a dura prova sono stata la gestione delle emergenze. Ne avete avute alcune veramente importanti, pensiamo alla bomba, ma anche altre di sesto idrogeologico. Insomma, le emergenze sono state un, un punto caratterizzante questi cinque anni. Beh, Possiamo dire che non ci siamo fatti mancare niente, perché ci è capitato di tutto e siamo stati sempre all'altezza della situazione, tant'è che io vengo chiamato in diverse situazioni come esempio per come abbiamo affrontato le emergenze, ma anche qui ce ne dimentichiamo, noi per esempio nel 2017 abbiamo vissuto un momento difficilissimo, 20 giorni che io non auguro a nessuno, e le grandi piogge che ci avevano portato anche all'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Bellocchi. Per arrivare subito dopo alla nevicata, in una situazione molto critica perché nella vicina Pesaro non aveva nevicato e tutto il traffico pesante dei camion si era riverso nella nostra città. Aveva iniziato a nevicare alle tre e mezzo di notte, giusto per <ride> aggravare ancora la situazione, Tanto ma alle per... sei del mattino le strade centrali principali erano tutte libere, ma soprattutto il lavoro vero della gestione del traffico pesante. Finita la nevicata alla Tirreno Adriatica che abbiamo gestito in maniera esemplare e poi la chicca, eh, la ciliegia come si dice sul <ride> dolce, sulla torta. sulla torta, la bomba. E quello è stato un momento, devo dire anche personale molto difficile, dove lì bisogna mantenere i nervi saldi. Essere, avere lucidità e sapere quello che uno deve, deve fare. E lì abbiamo dato una grande dimostrazione e devo anche ringraziare tutti coloro che hanno operato, dai volontari, dalle forze dell'ordine, da tutto quell'esercito di persone che con le loro responsabilità, le loro funzioni hanno fatto sì che ci fosse una gestione esaltante, puntuale e precisa. E, e questo è, è un'ulteriore dimostrazione che fare il sindaco non è una cosa, una cosa semplice. Ecco, in quelle occasioni, al di là delle chiacchiere che molti fanno, abbiamo dimostrato e ho dimostrato competenza, professionalità, ma soprattutto determinazione e decisione nei momenti più delicati perché è lì che si vede la differenza tra un bravo amministratore e un pessimo amministratore e figure terze hanno riconosciuto. Questo grande lavoro che abbiamo fatto nella nostra città. Bene, una battuta me la consenta sull'ospedale è doverosa, ne parlavamo cinque anni fa in campagna elettorale. A quest'ora ne riparliamo adesso. Il Santa Croce a cinque anni di distanza è ancora lì, c'ha reparti, c'ha strutture. Eh, perché è ancora un tema così centrale per questa campagna elettorale? Perché si parla di ancora chiusura a distanza di cinque anni. Beh, la sanità è un tema delicato e sensibile e si presta molto per le campagne elettorali, ma è un tema dove si può fare anche molta strumentalizzazione. E allora voglio cogliere questa occasione per sfatare e dire delle verità. Eh, perché è chiaro, le colpe sono sempre dei sindaci. Eh, e noi ci mettiamo la faccia, nel bene e nel male, ci assumiamo tutte le responsabilità. Però sul Santa Croce sulla sanità una cosa la voglio dire con chiarezza: basta con la bugia che questa amministrazione, che questo sindaco ha chiuso il Santa Croce. Il Santa Croce è ancora aperto, anzi, se proprio lo devo dire, questo sindaco lo ha riaperto. Se vogliamo stare sulla polemica. Eh, in questi anni, dal 2015 ad oggi. Il Santa Croce ha aumentato i propri servizi, sono stati fatti oltre 8 milioni di investimenti per migliorare la qualità e i servizi dalle sale operatorie ed altro. Ma soprattutto voglio dire una cosa: quando si dice che il Santa Croce è stato chiuso, è perché si fa riferimento a delle scelte fatte negli anni passati, esattamente nel 2012, quando, e qui ho la delibera. Nel 2012 la Giunta regionale, e io non ero sindaco in quel eh, periodo, fece una delibera dove definiva la realizzazione di un nuovo ospedale e la chiusura del Santa Croce e San Salvatore. Bene, quella stessa delibera fa un altro riferimento ad un verbale perché dobbiamo sapere che la competenza sulla sanità è della Regione e del Ministero della Salute. I sindaci esprimono dei pareri attraverso la conferenza dei sindaci. Bene, quella delibera fa un riferimento alla conferenza dei sindaci del novembre 2011 dell'anno precedente, dove si sottoscriveva un verbale con i referenti di allora e io ripeto non ero sindaco e qui ci sono tutte le firme. Adesso, quando uno cerca una cosa, tutte le firme di coloro che hanno partecipato, solo un sindaco aveva espresso un diniego, era il sindaco di, eh, di Monbaroccio. Tutti gli altri avevano dato un assenso, sindaci o loro eh, delegati. Bene, io oggi posso dire, essendo sindaco dal, 2000, dal giugno 2014, che il Santa Croce lo abbiamo riaperto perché, alla luce di quella delibera, con il nuovo protocollo che abbiamo firmato, con anche la determinazione e il. Come posso dire, il muro contro muro che abbiamo tenuto in un determinato momento con la Regione ha portato alla stipula di questo protocollo che prevede, nell'ipotesi della realizzazione di un nuovo ospedale, che Santa Croce rimane aperto, rimane ospedale nella nostra città. Prevede che si possa realizzare, alla luce di una scelta fatta sempre dalla Regione, di. Eh, prevedere nel nostro territorio una clinica convenzionata, con quel protocollo quella clinica si farà a Fano e coloro che contestano questa cosa non contestano la clinica privata ma contestano il fatto che non si faccia a Fano e io penso che se una scelta di questo genere dovesse andare avanti non si renderebbe un buon servizio alla nostra città. E allora per quello che riguarda la città io posso dire che rispetto alle chiacchiere di altri, rispetto a qualche candidato sindaco che certe cose che dice nei miei confronti le dovrebbe dire a se stesso e alla compagine che rappresenta, perché ci sono alcuni che in realtà non portano nulla di nuovo, ma portano alla restaurazione e riportano la vecchia amministrazione. E io invece porto una proposta completamente nuova dove, eh, alla luce dell'esperienza che, come dicevo prima, è un valore aggiunto, ma portiamo anche un forte rinnovamento di persone giovani e eh, nuove che si affiancheranno al, eh, al sindaco. Penso questa sia la miglior risposta che si possa dare a chi fa polemiche, strumentalizzazioni e provocazioni. Velocemente, tre cose me le, le consenta di chiedergliele che farà subito dopo nel caso in cui verrà rieletto. Beh, intanto proseguirei il lavoro importante fatto in questi anni, dove abbiamo riportato la città ad un'andatura più veloce, ad una crescita eh, importante. Ovviamente, come tutte le cose, non si vedono immediatamente, quindi ci sarà la pro prosecuzione di questi lavori, di questi progetti, che hanno visto tutta una serie di attività nei quartieri, nel centro storico e, e tutto su altri fronti, come quello che riguarda gli eventi. Ma se devo dire tre cose nuove, su cui inizierei a lavorare dal giorno dopo della mia elezione, è Waterfront cioè ripensare tutto il nostro lungomare che purtroppo è rimasto agli anni 80. Noi abbiamo necessità, essendo città turistica e balneare, di dare una risposta forte e eh, quindi l'idea è quella, dal giorno dopo, di iniziare a fare un, un progetto di tutta la riqualificazione del lungomare con la filosofia che ci ha caratterizzato con i lavori del Pincio, progetti ambiziosi, eh, che possono rilanciare la nostra città e poi interventi stralcio come stiamo facendo con la realizzazione del nuovo parco dell'aeroporto, che anche quello è una cosa ferma da tanti, eh, da tanti anni. Poi il nuovo palazzetto dello sport, un vero palazzo dello sport. Noi oggi non lo abbiamo nella nostra città, abbiamo una grande palestra e ci serve una struttura che nel periodo di bassa stagione ci consenta di fare eventi e iniziative importanti. Il quinquennio che lascio alle spalle si è caratterizzato con la nuova piscina. Il, il prossimo mandato si caratterizzerà con l'alizzazione di un nuovo palazzo dello sport, che possa ospitare almeno 3.000 eh, persone, dove si possono fare congressi, eventi musicali, eh, spettacoli, eventi sportivi importanti. La terza cosa, iniziare subito con l'opera delle grandi piste ciclabili. Abbiamo già iniziato la progettazione e la realizzazione del primo tratto della Fano Senigallia che si aggiunge alla Fano Pesaro e entro il, il fine 2020 anche qui ci sono già stati stanziati 4 milioni di euro, la ciclabile che fiancheggia il tratto ferroviario Fano-Urbino, senza compromettere il binario e il ripristino della tratta ferroviaria, a fianco una pista ciclabile molto bella, larga a due metri e mezzo, che possa, con queste risorse si possa realizzare da Fano via Pisacane fino a Serungarina. E questo è un altro impegno che si fa insieme alla Regione, ovviamente. Ecco, queste posso dire le tre cose concrete che eh, farei dal giorno dopo, ovviamente con tutta la prosecuzione del lavoro già eh, avviato e il rilancio della nostra città. Ecco, l'ultimissima cosa, quando io faccio riferimenti a progetti, a idee, lo faccio con cognizione di causa, perché vivo in questa città. Sono innamorato della nostra Fano e scrivo ci metto la faccia, è una frase semplice che si può prestare anche a hilarità, ma ha un significato chiaro, che mi assumo tutte le responsabilità e io quando incontro un cittadino lo incontro a testa alta, perché quel cittadino sa che io le bugie non gliele ho dette. Magari posso aver sbagliato alcune cose, alcune cose non possono essere venute come magari ci auspicavamo, ma tante altre hanno... Ha avuto un grande risultato. Quello che dico è realizzabile. Non mi permetto di spararle grosse come troppo spesso accade nelle campagne elettorali. Per far felice chi ci ascolta facciamo di tutto, di più. Poi, quando abbiamo delle responsabilità, ci accorgiamo che quello che avevamo detto non corrisponde a verità. Io queste cose non le ho fatte cinque anni fa e non lo farò in questa circostanza, perché sono una persona seria di nome e di fatto e voglio veramente fare cose importanti, proseguire anzi a fare cose importanti per la nostra amata città. Bene, grazie Massimo Seri, eh, sindaco uscente della città di Fano. L'abbiamo ospitato in questo spazio di approfondimento, candidato alla prossima tornata elettorale amministrativa. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Avremo altri momenti di approfondimento, quindi eh, chiudiamo qui questa eh, puntata di eh, approfondimento per eh, appunto il tema elettorale di queste prossime amministrative. Grazie e buona serata a tutti voi. Alle prossime.